Ok. Avvicinati il microfono. Ecco. Vai. Ci siamo. Allora, buongiorno a tutti. Nella chiacchierata di questa mattina vi racconterò dall'interno che cosa sta succedendo in Italia e in Europa relativamente alla tanto nominata transizione energetica, che è un'importante transizione perché porterà a rivoluzionare in meno di 30 anni da oggi tutta la nostra modalità di produrre l'energia e anche la nostra mobilità, per cui alcuni paradigmi attuali che ci hanno portato nelle condizioni attuali verranno spenti e verranno attivati dei canali green. Come fare ad avanzare? Vediamo. Quindi già nel 2030, già prorogato 2035, tutta la mobilità e tutta la produzione di motori a combustione interna dovrebbe essere fermata. In realtà non è tanto la produzione di motori a combustione interna quanto la produzione di veicoli che funzionino a combustibili fossili. Quindi immaginiamo che la maggior parte di noi che sono venuti qui con mezzi a benzina e gasolio verranno diversamente o quantomeno via via che le vetture verranno rottamate, non avremo più emissioni inquinanti perché il vettore attraverso cui l'energia sarà rilasciata ai motori per la nostra mobilità sarà l'idrogeno. Questo, diciamo, è quello che si prevede. Si prevede che l'Europa sia il primo continente al mondo ad adottare questa soluzione per mostrare agli altri che è possibile, con una fortissima diffusione di fonti di energie rinnovabili, che per la maggior parte sono fonti di energia che producono potenza in maniera intermittente. Un esempio per tutti è la potenza dell'energia solare, che viene prodotta solo di giorno, di notte non possiamo spegnere il mondo, così come l'eolica. In realtà, insieme a questa viaggia una grande risorsa che non viene molto valorizzata, ma che risolve il problema della continuità produttiva, e che sono le biomasse, soprattutto le biomasse residuali, quelle destinate alla discarica e che non hanno nessun altro utilizzo se non quelle di essere interrate o conferite in sistemi di distruzione. Almeno la valorizzazione energetica diviene green e dà una continuità produttiva. Quindi l'idrogeno deve essere prodotto attraverso fonti di energie rinnovabili, perché se c'è una fonte fossile altrove che inquina per produrre l'idrogeno, non ne abbiamo risolto il problema, e contemporaneamente la produzione dell'idrogeno consente di stoccare, con delle efficienze ingegneristicamente parlando ridicole, ma tant'è quello che abbiamo raggiunto, consente di stoccare la potenza elettrica prodotta anche quando non serve, quando il picco non è raggiunto, per produrre idrogeno e utilizzarlo di notte o per la mobilità o per la produzione dell'energia o in sostituzione addirittura del metano o in miscelazione del metano all'interno dei nostri metanodotti. Ora, la transizione energetica, quindi lo mostro qui in maniera un po' più pittoresca, è questo. Abbiamo queste energie rinnovabili disponibili che devono andare a sostituire una fonte su cui l'umanità, l'ingegneria e lo sviluppo tecnologico ha lavorato negli ultimi 150 anni, con dei sistemi energetici che invece alcuni hanno veramente appena delle fasi di sviluppo di prima, seconda generazione, altri sì si stanno sviluppando ma certamente non hanno raggiunto quel livello. Quindi la scienza e la tecnica è chiamata a risolvere e incrementare l'efficienza di questi sistemi. Per esempio l'energia solare. I pannelli solari oggi dichiarano un'efficienza del 20%, i primi pannelli solari che noi ricordiamo erano il 3%, 4%, 5% per poco tempo. Così come l'energia che un pannello solare riesce a produrre nel suo ciclo di vita, 30 anni fa era insufficiente, cioè l'energia che lui produceva non copriva l'energia che era servita per la sua stessa produzione, quindi era antieconomico. Oggi invece, 5 anni fa, un pannello produceva l'energia necessaria alla sua autoproduzione nei primi 2 anni, ne viveva 20, oggi questo tempo si è ancora accorciato. Anche sulle biomasse, sull'eolico e su tanti sistemi.
Dopo approfondirò molto, anzi, entriamo nel mondo delle biomasse immediatamente, con approfondimenti via via crescenti, perché questa è una vessata questio che, se non ben gestita e se abbracciata come un vessillo da fronti del sì e fronti del no, ma se non affrontata in modo ragionato, può portare a dei ragionamenti che non sono esaustivi e che portano a dei vincoli poi scorretti dal punto di vista formale. Noi in Italia abbiamo tutta una serie di enti che raccoglie biomassa residuale, per esempio i nostri forestali per la manutenzione dei boschi, i consorzi di bacino, così come tutto il comparto agricolo dove c'è biomassa residuale che ha poca vita utile, o viene utilizzata per fare compost o per fare del fertilizzante. Spesso in alcuni circuiti virtuosi il legno di buona qualità viene riutilizzato, ma il legno di lavaglia e di altro, se non per valorizzazione energetica da camino, ha vita non molto molto degna, insomma. Cioè la seconda vita della biomassa veramente residuale è soltanto quella della discarica. Esistono delle tecnologie ormai sviluppate che ci consentono, donne mano loro, di sfruttare tutte queste biomasse per far sì che anche se vengano considerate, vengono impiegate, perché sono già fonti rinnovabili, e dopo dirò perché, insieme a tutte le altre fonti rinnovabili, appunto per andare incontro a questa transizione energetica e dare un contributo italiano a tutto questo. Ora, quello che sono gli obiettivi nazionali e che adesso ancora sono confermati, poi dobbiamo vedere se verranno portati avanti, è quello di sviluppare un sistema in Italia con 500 gigawatt impegnati di elettrolizzatori. L'elettrolizzatore è una macchina che fa una cosa molto semplice: si prende la corrente elettrica, la potenza elettrica, e la utilizza per scindere l'acqua H2O in idrogeno e in ossigeno. Quell'ossigeno viene rilasciato in atmosfera o utilizzato in altri processi, l'idrogeno viene conservato. L'idrogeno, una volta prodotto e bruciato, ridiventa l'acqua, utilizzando l'ossigeno che noi abbiamo rilasciato nella precedente separazione, e così via. Quindi abbiamo, diciamo, un ciclo chiuso, perché appunto l'acqua contiene in sé combustibile e comburente, quando li brucio li riunisco insieme, il ciclo è chiuso. Un po' quello che fanno le foglie con la CO2, noi le facciamo con l'acqua. E l'obiettivo è di installare questi 500 gigawatt di elettrolizzatori e arrivare a un impiego delle rinnovabili che sia intorno al 13-14%. L'obiettivo, come ho detto prima, è la decarbonizzazione. Il primo elemento che sta portando problemi per il futuro della vita su questo pianeta è che il livello di CO2 all'interno dell'atmosfera terrestre non era così elevato negli ultimi 12 milioni di anni. Ce ne stiamo iniziando a preoccupare, forse anche troppo tardi, però se arrestiamo l'incremento di CO2 e ottimizziamo le tecnologie di sequestro, possiamo rallentare, invertire, non lo so, ma certamente possiamo rallentare questo processo di emissioni in atmosfera di CO2, quindi un incremento continuo negli anni della temperatura media del pianeta. E quindi nel 2030, appunto, vari settori, prima ho parlato di quello dei motori, verranno chiusi o cambiati. La stessa cosa avverrà nelle tratte a lungo termine di camion e treni, dove le linee saranno o elettrificate, come lo sono già attualmente, o linee laddove non c'è elettrificazione, un'elettrificazione da idrogeno, cioè treni elettrici dove non si fa una ricarica di potenza elettrica, ma si ricarica con idrogeno. Queste batterie, che convertono l'idrogeno in corrente elettrica direttamente, si chiamano fuel cell. Così come tanti altri settori. Oggi, finalmente, l'Italia, proprio in questi mesi, sono in scadenza i bandi per le Hydrogen Valley. Il Ministero ha emanato questi bandi, e quindi a breve in Italia ci sarà la costruzione in varie regioni di distretti nati per la produzione di idrogeno assolutamente verde, assolutamente prodotto con fonti rinnovabili. Quindi vedremo una grande diffusione, fortemente aiutata da aiuti provenienti dall'Europa, del PNRR, per una disseminazione totale, non soltanto con le Hydrogen Valley, questo è per un aspetto industriale, ma in tutti i settori della società, per l'introduzione
di fonti di energie rinnovabili in maniera da poter giustificare la produzione di idrogeno laddove avremmo estremi di sovrapplus di produzione e quindi il costo relativo dell'idrogeno, nonostante il nonsense tecnologico, che immaginate, io energia solare, potenza elettrica, elettrolizzatore, benissimo, lo uso subito l'idrogeno, no, lo devo comprimere a 700-900 bar e poi finalmente lo utilizzo su motori che comunque non hanno l'efficienza al 100%. È un processo veramente poco sensato che ha senso solo se ho una grande abbondanza e disponibilità di energia elettrica. Quindi disseminiamo il mondo di sistemi rinnovabili e speriamo che i conti tornino. Quindi questi sono i numeri degli investimenti. Immaginiamo una finanziaria sta un poco più della metà di questi soldi e tutto questo verrà appunto fornito con azioni dirette sulla nazione. Concentrandoci sulla biomassa, adesso vi racconterò di alcune tecnologie, quelle più semplici, quelle più immediatamente fruibili, per l'utilizzo energetico delle biomasse, di tutto questo residuo che dal punto di vista finanziario, economico, bancario ha esattamente la stessa valenza di un pozzo petrolifero o di un campo fotovoltaico, se vogliamo fare un paragone, che invece oggi è una vessata questio per non utilizzarlo ma per conferirlo in discarica. Questi sistemi di gassificazione, che adesso vi spiegherò andando alla veloce, richiedono che la biomassa non sia tal quale, un pochettino diciamo, non è che posso utilizzare un albero o una pera o una foglia, ma la biomassa va trattata un pochettino come la raffinazione del petrolio, per cui deve essere secca, deve avere una taglia compresa tra un centimetro e tre centimetri e deve avere una certa densità di materiale, non deve essere troppo leggera. Al di sopra dei anche 180 kg su un metro cubo. Che cosa succede? Se questa biomassa viene inserita all'interno di un reattore in cui, al centro del quale, immaginate che questo sia veramente un sistema che ha questa forma, dove la biomassa cade dall'alto, al centro viene attivata una combustione, però sopra c'è un battente di biomassa e sotto chiaramente ci vanno le ceneri. Che cosa succede? Che il calore di combustione, se io sono bravo a dosare l'aria, mi può far raggiungere temperature superiori ai 1000 gradi che non fanno altro che termodistruggere i legami molecolari della biomassa. Termodistruggere questi legami vuol dire trasformare una massa solida in frammenti piccolini che ricombinandosi formano una miscela di gas combustibile. Un gas però che non è sofisticato, visto che le temperature sono superiori ai 1000 gradi, io veramente distruggo finemente questo carboidrato, no, contenuto nella biomassa. Anche qui no, mi viene di far notare dei paralleli, carboidrato per muoverci noi come motori, idrocarburo quando ci passano milioni di anni e sta sottoterra, ma la radice è la medesima, più o meno qualche ossigeno nei carboidrati che negli idrocarburi non c'è. Quindi cosa succede? Si produce una miscela di gas costituita prevalentemente da idrogeno, monossido di carbonio, metano e poi alcuni residui di combustione e l'azoto dell'aria. Questo gas è sporco, ma può essere dato a gruppi di cogeneratori, come quello che ho mostrato qua, questo è un container da 20 kW, in cui praticamente è possibile fare il pieno, letteralmente fare il pieno, non utilizzando benzina, gasolio, eccetera, ma questo materiale che giusto per un esempio ho elencato in questa slide. Quindi sfalci di potatura, foglie, bucce, tutto quello che non è costituito da metalli, minerali o vetri. Tutto quanto può essere trasformato in combustibile per motori a combustione interna, come ce li ricordiamo, per la produzione continua di energia da una fonte assolutamente rinnovabile, visto che la CO2 che viene emessa dalla combustione di questo gas è la medesima che verrebbe emessa se io questo materiale lo lascio a terra e la natura fa il suo corso. Quindi ci andiamo a mettere proprio in un ciclo green. Immaginiamo che l'energia solare viene convertita dagli alberi in un'energia che grazie all'acqua e la CO2 che l'albero assorbe, questa CO2 e quest'acqua diventano zuccheri, diventano carboidrati, diventano legno, diventano tutto quello che è la biomassa. La biomassa invece di mangiarla, in realtà noi utilizziamo, ce la mangiamo, è lo scarto che buttiamo in questa macchina, ce la mangiamo, utilizziamo lo scarto, lo buttiamo nella macchina,
Questo scarto, una volta sottoposto al processo, rilascia una CO2 che ricomincia questo ciclo. Addirittura il vantaggio di questo processo è che le ceneri stesse, gli scarti di questo processo, sono una concentrazione di sostanze nutritive che la pianta ha assorbito durante la sua vita, quindi sono un perfetto ammendante che chiude il cerchio in punta di piedi nei confronti dell'ecosistema. Ora, è chiaro che accoppiando questo sistema con un elettrolizzatore noi abbiamo una conversione diretta, tra virgolette, c'è tutta una catena di trasformazione, di biomassa in idrogeno, perché la biomassa diventa potenza elettrica, la potenza elettrica diventa potenza da dare all'elettrolizzatore e l'elettrolizzatore produce idrogeno e ossigeno. Invece di conferirla in discarica, certamente è una soluzione. Questo tipo di soluzione viene chiamata power to gas. Ed è su questo tipo di soluzione che si sta lavorando oggi nella costruzione di queste hydrogen valley. Le hydrogen valley quindi saranno costituite da campi fotovoltaici, depositi di biomassa non da discarica ma pretrattata come se fosse con lo stesso rispetto di barili di gasolio o di benzina, anzi più rispetto visto che viene proprio dalla natura diretta fresca, e viene prodotto idrogeno. In questo modo si può avere certamente idrogeno per usi finali, no? Industriale, mobilità, eccetera, ma anche può essere immesso nella rete del gas. Ci sono dei sistemi relativi alla catalisi insieme al CO2 del metano, della CO2 con l'idrogeno per ottenere metano sintetico. Quindi immaginate, la CO2 viene sequestrata, l'idrogeno è green, io ottengo del metano che per ottenerlo non ho estratto niente, ho fatto soltanto una catalisi chimica tra un gas serra e un idrogeno verde. Vi porto qui l'esempio della Campania, no? Ma andrò veloce, queste sono slide di numeri. Immaginiamo che noi abbiamo praticamente come 384.395 ettari di boschi che richiedono chiaramente delle manutenzioni. Dalla gestione annuale di questi boschi c'è tutta questa quantità in tonnellate, in migliaia di tonnellate di biomassa che variamente viene smaltita o distrutta, talvolta in maniera famigerata, rendendoci famosi per pratiche non nobili, la distruzione in campo, le terre dei fuochi. Se invece noi avessimo una conversione soltanto di questa parte, no, una piccola parte, 33.750 tonnellate, otterremmo di biomassa attraverso questo sistema di conversione appunto energetica, otterremmo 135.000 metri cubi di metano e di idrogeno, perdonate. Avremo di syngas, da cui avremo 26.000 megawattora, quindi 26 gigawattora, che ci darebbero circa 500 tonnellate di idrogeno ogni anno soltanto dagli scarti. Ora, soltanto questo renderebbe indipendente delle tratte a scartamento ridotto, no? Dove cioè, si consuma grosso modo un chilo ogni 400 km, questo non ho memoria, per cui noi avremo una certa indipendenza quantomeno delle ferrovie soltanto con questo sistema. È chiaro che mettendo insieme vari sistemi per la scissione dell'acqua attraverso fonti rinnovabili, noi sicuramente andremo e daremo senso a questa transizione energetica e riusciremo a cancellare la necessità di dover bruciare fossili per poter avere la nostra società così come. Avrei finito. Venga, professore ricercatore Francesco Celano. Come al solito, domanda polemica. Però non c'è punto. Allora, il progetto mi piace moltissimo. Domanda è: qual è il consumo energetico, il costo energetico per produrre questi bellissimi elettrolizzatori insieme al sistema di pirolisi? Ricordiamo storicamente, hai detto che le vecchie celle fotovoltaiche non compensavano come costo quello che producevano, adesso diciamo 5 anni, 2 anni soprattutto le celle cinesi che sono altamente inquinanti,
pubblica condizione e quelle fatte in maniera un po' più civile, con 5 anni per il pregio. Qual è il mercato specifico? Allora, per produrre idrogeno da fonti rinnovabili, diciamo, i sistemi alcalini attuali richiedono 55 kWh, parlo della pratica, della buona pratica, insomma, c'è chi fa meglio, chi fa peggio, 55 kWh su chilogrammo di idrogeno. Quindi quel chilogrammo di idrogeno di per sé ne possiederà nominali 33,3 di kWh ed è facile capire perché. Io non posso dare a un elettrolizzatore 33,3 kWh, lui mi dà 33 kWh di idrogeno. La nostra umanità non fa macchine a efficienza 1, quindi nella migliore pratica industriale di elettrolizzatori industriali ne diamo 55. Ne riceviamo un chilo che ne contiene 33. Quindi, e poi quei 33 bruciati, utilizzati in una cella a combustibile, queste batterie che si ricaricano a gas, o utilizzati in un motore a combustione interna a idrogeno, possono avere efficienze in queste macchine che non possono superare, non siamo riusciti ancora a farle superare, io dico il 55%. Quindi, spendendo le 55 all'origine, ne potremo sfruttare il 55% di 33, sarebbe poco più che 18 kWh, da 55 che l'abbiamo pagato. Quindi, ma la stessa cosa, una volta che noi abbiamo prodotto l'idrogeno, no? Io ho fatto il conto che quell'idrogeno, quindi 33,3 kWh, sono subito disponibili. In realtà non è così, perché quell'idrogeno deve essere compresso, deve essere deumidificato, deve essere compresso. Lo standard di compressione prima era 220 bar, poi 350 bar, poi 700 bar, oggi si parla di 900 bar. Macchine che fanno questa compressione consumano più dell'energia che richiede l'idrogeno per essere prodotto, o quantomeno è paritetico, quindi quell'energia dopo che io vado a utilizzare la dimezzo ulteriormente. E allora perché stiamo facendo questo? Perché non abbiamo un'altra via di uscita, non ce l'abbiamo, abbiamo il nucleare, e là si apre un mondo, e abbiamo il fossile che ci sta letteralmente distruggendo il pianeta, trasformandolo in una serra incandescente, che l'estate scorsa è stata terribile, e quest'inverno già sta finendo, ha fatto freddo 5 giorni, dobbiamo interromperlo. E allora che cosa abbiamo? Abbiamo un unico processo, uno solo. L'elettrolisi con dei pannelli solari scadenti, dei sistemi di conversione di biomassa da 4 soldi ancora, con delle fuel cell non industrializzate, stiamo disseminando il mondo, rendendo necessario sviluppare questa tecnologia, perché se non si crea l'urgenza non ci andremo. Quindi si parla, per certi ragionamenti, di ricoprire l'Italia e l'Europa di sistemi energetici rinnovabili, averne talmente tanta di giorno da dover produrre necessariamente idrogeno, aver vietato la combustione per la mobilità del motore a combustione interna, e vediamo se li miglioriamo come abbiamo fatto con i pannelli solari, tutta questa catena di macchine che sì, sono state sviluppate, ma non come dovrebbero, ovvero sì, elettrolizzatori con le efficienze di cui sopra, motori a combustione interna con idrogeno, fuel cell. Oggi sulle membrane che si è fatto? 3 tipi di membrane, cioè ha voglia di lavoro che c'è da fare. E tutto quanto che è questo comparto, su cui poi da 40 anni se ne occupa Francesco Celani in una nicchia, ma finalmente se ne sente parlare di idrogeno, quindi è come se noi ci trovassimo con un retroterra culturale che aveva studiato la materia, adesso finalmente se ne parla, anche se non negli aspetti che ci hanno sempre incuriosito, ma meno male che se ne parli. Quindi sì, le efficienze fanno pena, ma dobbiamo affrontare questa transizione, che è soprattutto una transizione di tecnica, di scienza, di impegno, di perseveranza e di disponibilità di PNRR che non vengano deviati in cose poco edibili, perché poco c'entrano con questi temi relativi al futuro di questo pianeta. Grazie. Andrea, se vuoi venire e parlare anche senza chiavetta o preferisci qualche slide. Intanto aspetta che tu ti siedi lì o ti siedi qua? Buongiorno.